Tra l'altro che il Sole 24 Ore pubblicherà da sabato a lunedì una serie di speciali dedicati esattamente alla manovra, da sabato 22 a lunedì 24 dicembre, ogni giorno 4 pagine di approfondimento sulla legge di bilancio, e quindi se volete approfondire è là ovviamente che dovete andare. L'aeroporto di Gatwick a Londra cerca di tornare alla normalità dopo la vicenda dei droni, sentiamo. Nessun risarcimento per i passeggeri rimasti a terra per colpa dei droni in volo sull'aeroporto di Gatwick. Si tratta di una circostanza straordinaria, riaperto oggi alle 7 ore italiana con 765 voli previsti, si cerca ancora il pilota che ha violato il sistema di sicurezza. Oltre all'assistenza di personale extra e militari chiamati in aiuto per gestire i disagi, secondo l'autorità per l'aviazione civile, le compagnie aeree non sono obbligate a pagare una compensazione ai passeggeri, come in caso di overbooking e cancellazioni. Molte le storie di vacanze rovinate, come questa raccolta dalla BBC. Siamo veramente arrabbiati e tristi, dice la nonna, e il bambino aggiunge: volevamo vedere Babbo Natale in Lapponia. Lo avevamo programmato da un anno. Anche se la somma pagata potrebbe non essere più restituita, potrebbero riprovarci, come spiega Alessandro Cardi, vice direttore generale ENAC. Con una riprotezione su altri voli. Non rimborsi a titolo di danno. Chiunque sia il pilota del drone rischia fino a 5 anni di carcere nel Regno Unito. E in Italia? Non si può volare con i droni all'interno dell'ATZ. L'ATZ è la Air Traffic Zone, sono un po' meno di 10 chilometri. Se non è terrorismo, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda fino a 206 euro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.